C'è quel successo che poi ha portato al, come dire, a mitizzare poi il personaggio 91, 92, di Moana. Sì. È la seconda fase, sì, è dovuta la alla seconda seconda fase, perciò fase. non è legato al porno, No, ecco questo. la prima fase era quasi un personaggio da battaglia, un personaggio che entrava nel suo ruolo di pornostar e basta. Nella seconda parte, in questa seconda parte, diventa veramente un personaggio, un mito. Perciò come Sì. pornostar lei non sarebbe diventata un grosso personaggio, secondo, cioè, Ma, in no, 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 base. no, ma lei nella seconda parte appunto di questa. Lei va in America a girare film, lei fa di tutto. Lei addirittura conversava con i grossi personaggi della politica, da Fini a Berlusconi, con i quali sembra che abbia avuto anche delle storie. Cioè, quindi è una donna che ha avuto Qui ha detto quello che sembra, prima voleva. invece hai fatto altri nomi dove Sì, parlavi di perché incertezza. quelli già ci stanno delle Qua è certezze. perfetto. Sì, perfetto. Questi sembra perché, tanto per dirne uno, Fini ha confidato a John Vargas, il fumettista che ha fatto un film di fumetti su Moana, confidava, dice, sa, dicono che sia stata, che ci sia stata una storia. Beh, la conoscevo bene. Quindi questi personaggi, ma personaggi della politica, del Vaticano, se tu pensi che dopo 3 giorni che lei era stata dichiarata morta il cardinale di Napoli, Monsignor Giordano, il cardinale Giordano, Plurinquisito, sì, però Monsignor a un certo punto non entriamo in quello Michele perché Giordano. altrimenti dovremmo dire pure altre cose. Questo vescovo, arcivescovo di Napoli, Ex. dice dal pulpito il giorno in cui lei è stata dichiarata morta, il 15, il 17 è stata diramata la notizia, il 22 era il giorno del miracolo di San Gennaro, dove c'era il miracolo del sangue. Che succede? Che questo cardinale dice alla nostra beneamata sorella Moana che dobbiamo consacrarla e sarebbe bello nominarla beata. Quindi beata Moana o beata in quanto una beata, quindi nella casistica, nella classificazione della santificazione? Quindi anche Moana diventava santa. Forse perché aveva frequentato troppo l'ambiente vaticano, oppure come dice il parroco di Lerma quando ha E come ne ha fatto. reagito in Vaticano a questa affermazione? Ai miei libri, dove appunto dicevo alcuni, rivelavo alcuni segreti, e presso il Vaticano, dopo queste cose, c'è stato un omertoso silenzio. Classico. Perché. Lei Certo. nel libro stesso dice, nel suo, cioè quello, la filosofia di Moana che ha fatto con me, dice pure che lei amava e aveva rapporti con alcuni sacerdoti, con un prete che tra l'altro gli regalava e gli recitava Baudelaire, I fiori del male. Quindi, siccome Perciò il Moana era Vaticano ha fatto appunto, calare un velo omertoso appunto su sì, ma questa. era Bene, anche perché era il fiore del male. noi ci fermiamo ancora per un attimo perché abbiamo la pubblicità che incombe, questa volta siamo precisissimi, proprio la linea passa alla regia per i nostri Matteo e Giuseppe per la pubblicità. Radio Roma, al centro della musica. E dopo il GR, naturalmente, con le notizie d'attualità, torniamo invece a parlare di Moana Pozzi con Brunetto Fantauzzi e Loredana Bontempi. Bene, Brunetto Fantauzzi qui sulla nostra destra. Io volevo dirti, Brunetto, ma perché, visto che da prima tu hai cominciato a snocciolare tutta una serie di prove documentali che tu hai, di cui sei in possesso, però quello che mi chiedo, perché Moana. A questo punto bisogna, perché si è creato tutto questo mistero? Perché nascondere un'eventuale morte di Moana? Questo dovremmo chiederlo ai familiari e soprattutto perché non sappiamo cosa sia successo veramente. Comunque, fatto sta, quello che è strano è che il cadavere non l'ha visto nessuno. Quindi Però è si una dice che sia stata morte. cremata. Sì, aspetta. Però Però uno prima di prima, essere certo. cremato. Sì, è una morte annunciata ma non dimostrata. Per cui il cadavere non l'ha visto nessuno. Poi ci dicono che è stata cremata. E qui c'è un altro giallo nel giallo, cioè il suo corpo sarebbe stato cremato presso la ghigliotteria di Lione. E lì dentro però, intanto per 3 giorni non ha funzionato.
questo benedetto inceneritore. Secondo, il 17 settembre del 1994 la madre dà per scontato e per avvenuto 1. La morte di Moana, 2. La sua cremazione, 3. Lo spargimento delle sue ceneri al mare, 4. Beneficenza dei suoi beni alle associazioni di solidarietà e soprattutto della ricerca sul cancro. Nessuna di queste quattro affermazioni ha trovato riscontro nella realtà, anche perché lo stesso spargimento delle ceneri al mare, perché Moana sappiamo, no? Deriva da questo, il suo nome deriva da il punto dove c'è il mare più profondo, dal punto più profondo del mare, che è un nome polinesiano, polinesiano, certo. Allora, e quindi al mare, invece, salvo poi affermare in un memoriale pubblicato alla madre per un settimanale che la sparse sul Cervino, beh, guarda caso, lato francese. Dopodiché, quando qualcuno dice, ma guarda che sei sicura che tu hai fatto questo perché sei passibile di una incriminazione, dice, interviene il figlio, questo personaggio un po' strano che non si sa se sia carne o pesce, se sia il figlio, il nipote, lo zio, eccetera, il quale dice, no, l'urna con le ceneri di Moana sono nel cimitero di Lerma, e lì al cimitero di Lerma sono in un punto che sappiamo noi, perché non sappiamo più dove l'abbiamo messa, perché non c'è la croce. A questo punto i giornalisti chiedono al sindaco di Lerma, Arata, ma come è avvenuto qui? Dice, intanto al sindaco di Lerma non risulta alcuna tumulazione, alcun trasferimento, alcun movimento cinerario, ma soprattutto c'è un problema di fondo: le ceneri di una persona, l'urna di una persona, non possono andare in giro come un beauty case. Le ceneri sono la risultanza della cremazione di un corpo, per cui quel corpo deve viaggiare con tanto di regolamentazione, certo, con tanto di prassi, e tutte queste prassi non ci sono state. Sembra che qualcuno vada lì, le prende, uno porta il corpo crematolo, quell'altro ritira le ceneri. Ma ci deve stare pure un atto di, ci debbono stare gli atti, c'è un atto, qui c'è soltanto un registro, nel registro c'è appuntato Anna Pozzi, anni 32, 19 settembre, ritirate dai familiari. 19 settembre già è 3 giorni dopo quello che lei ha annunciato, quindi a questo non solo, ma lo stesso Di Cesco afferma nelle sue dichiarazioni a me pubblicate nel libro, dice, io sono partito dal Lione, sono andato a Lerma, ho preso il figlio di il Simone, con la madre siamo venuti a Roma, siamo stati dentro lo stesso appartamento, poi la mattina io sono ripartito e la mamma ha pure sostituito le chiavi ed è andata a fare azioni di revoca nei miei confronti. A questo punto c'è un'altra cosa. Tu immagina questa madre che invece di essere addolorata, di pensare al dolore della figlia, che lei dice che è stata a fianco a lei per tutta la notte, con il rosario, con la corona del rosario in mano, questo famoso rosario rosa, e quindi che gli accarezzava i capelli, la pettinava, eccetera, fino a quando arriva l'infermiera, vede e dice, sei finito. E poi al tempo stesso corre sul Cervino a buttare le ceneri, poi un pezzo lo butta in mare, poi prende il figlio, viene a Roma, si presenta in tribunale, sostituisce. Quindi questa è una donna dinamica, la dobbiamo ammirare per questo, cioè malgrado il dolore. E non solo, ma guarda caso, di fronte a tutto questo c'è un altro fatto. Lei dice, la mamma stessa dice, io per tutta la notte l'ho vegliata. Di Cesco? E Di Cesco dove stava? Gli stava a pompare le bollicine dentro la flebo, e gli infermieri, i medici dentro questo ospedale, non c'è. Questo era un albergo, sì, forse era un albergo, visto che Dicesco dice che la sera prima lui, mano nella mano, studiamo le ultime dichiarazioni, sì, appunto, di Dicesco, perché io tra l'altro